Siamo andati Gesù e Maria, due splendide letture, quelle che abbiamo ascoltato, diversamente significative. La prima è il passaggio del Mar Rosso guidato da Giosuè, ma causato dalla potestà sacerdotale del sacerdote di Israele, con il supporto dell'arca dell'alleanza che portavano, alle soglie della terra promessa. Noi sappiamo che quasi tutti sanno, perché è più famoso, ecco, il passaggio del Mar Rosso con l'apertura delle acque, ma ce ne sono stati due di eventi miracolosi per Israele prima di arrivare in terra promessa. Uno, l'uscita dall'Egitto, l'apertura del Mar Rosso, e questo è l'ingresso nella terra promessa, l'apertura delle acque del Giordano. Giosuè prese il posto di Mosè, voi sapete tra l'altro che Giosuè, noi lo chiamiamo Giosuè, ma è lo stesso identico nome di Gesù in ebraico. Giosuè e Gesù è la stessa cosa, d'accordo? Lo si chiama Giosuè proprio per distinguerlo dal nostro Gesù, ma in ebraico è esattamente la stessa identica parola Yeshua, tale quale. E questo brano ci ricorda l'importanza, ovviamente allegorica, ma non solo, del sacerdozio. Dio benedice il suo popolo nella misura in cui gli concede i sacerdoti, perché per la potestà sacerdotale che si aprono anche le acque del Giordano, quindi con tutta, come dire, la portata simbolica e metaforica che questo significa. I sacerdoti che portano sulle spalle l'arca dell'alleanza, sapete che l'arca dell'alleanza esisteva nell'Antico Testamento, era il luogo della dimora del Signore, che poi purtroppo è perduta, distrutta, rapita dai nemici di Israele, e non si era più la traccia. Dentro l'arca c'erano le tavole della legge, c'era la manna, il frammentino di manna presa nel Giordano, e c'era il bastone, appunto, con la verga fiorita di Aronne, perché quando Israele si chiese chi è tra le 12 tribù che deve occuparsi del sacerdozio, fu Dio stesso a decidere, facendo lui il bastone di Aronne, che faceva parte, come Mosè, della tribù di Levi, che sarebbe stata la tribù che sarebbe occupata dei compiti sacerdotali. Voi sapete che abbiamo detto anche oggi, cosa prima della Santa Messa, voglio sperare, che la Madonna è invocata come arca dell'alleanza. Noi siamo all'ottava dell'Assunzione, perché ciò che l'arca dell'alleanza prefigurava, la legge, la manna, la prefigurazione dell'Eucaristia, il sacerdozio che Gesù possiede in forma eterna, la Madonna l'ha portato con sé. La Madonna è la madre di Gesù, è stato sacerdote, è stato il grande legislatore, il nuovo Mosè, ed è stato colui che si nutre con parla della vita di Gesù al cielo, che è l'Eucaristia. Quindi a me piace vedere in questa allegoria l'immagine dei sacerdoti secondo il cuore di Dio, che sono quelli che portano orgogliosamente sulle spalle l'arca dell'alleanza, cioè che hanno una grande eterna devozione alla Madonna, come tutti i sacerdoti vorrebbero avere, e che è davvero, e oggi più che mai, arca di salvezza, perché è colei che ci apre le porte di tutte le grazie, perché ha portato in sé nel suo grembo l'autore delle grazie, perché è vissuta solo di grazia. Ecco, che è pieno di grazia, lo si vede da cui perdona, la parabola evangelica di Gesù. Il perdono, su questo dobbiamo anche ricordare i tanti insegnamenti che ci continua a lasciare il Sommo Pontefice, Papa Francesco. Il perdono è uno dei distintivi proprio peculiari dei figli. Se tu non perdoni e non perdoni, Gesù dice, così farà il Padre mio celeste a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. De cuore, quindi dimenticata l'offesa, riconciliato, ridata la fiducia, capite? Perché perdonare non è fare finta di niente, oppure di vabbè, ti perdono però mi togli più denaro scritto al mondo, d'accordo? Non è così. Ecco, perdonare vuol dire rimettere l'offesa, riconciliarsi con la persona, ridare fiducia alla persona, no? Noi abbiamo l'esempio della parabola del figlio prodigo. Quando il figlio prodigo torna dal padre, il padre non gli dice, lui gli aveva detto bene, trattami come l'ultimo dei miei garzoni, dice va bene, ti perdono, ma tanto per fare il garzone, no? Lo riveste, gli mette l'anello al dito, gli alza i piedi, insomma tutta quanta la significazione simbolica di queste cose, quindi gli dà piena missione, piena fiducia con il figlio. Ecco, quindi il perdono autentico è questo. E Gesù in questa parabola spiega perché dobbiamo perdonare. Ma io perché devo perdonare? San Pietro dice, ma perdono ma fino a un certo punto, fino a 7 volte sarebbe già tanto, Gesù risponde fino a 70 volte 7, quindi carichiamolo, e poi lo spiega perché. E fa questa parabola, è chiaro che il padrone che ci aveva questo credito di 10.000 talenti è Dio,
e il servo siamo ciascuno di noi. L'altro servo che gli doveva 100 denari sono coloro con cui noi potremmo recitare un po', perché ci hanno fatto qualcosa. Ora ogni volta che commento questo Vangelo bisogna fare, ricordate a scuola quando facevamo le equivalenze, perché un talento, attenti, qui ci sono 10.000 talenti, per fare un talento ci volevano 6.000 denari. Quindi 10.000 talenti vuol dire 6.000 per 10.000. Quanto fa? Operazioni rapide, fa 60 milioni di denari contro 100 denari. Vogliamo fare in euro? 60 milioni di euro contro 100 euro. E la sforniamo in lire? Che ci colpisce di più? 200.000 lire contro 60 milioni di euro, quanto sono? Sapete che un milione di euro sono 2 miliardi, d'accordo? E 60 milioni di euro quanti sono? Sono 120 miliardi, sì, 120 miliardi contro 200.000 lire. Allora dobbiamo entrare nell'ottica che il nostro debito, noi diciamo al Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Allora, il mio debito con il nostro Signore oggi sappiamo, ci abbiamo 120 miliardi di vecchie lire, penso conti pure io, contro 200.000 lire. È abbastanza, no? È abbastanza. Ecco, e dobbiamo essere profondamente convinti, perché se anche ci avessimo soltanto un peccato originale, ci siamo nati tutti quanti, ce ne mettiamo le conseguenze, già questo basterebbe per, e non cominciamo a dire non mi rivendo, non mi devo sentire giù di scuola, ma io che c'entro col peccato originale, tu c'entri di come? D'accordo? Perché nel capo stile di comunità erano tutti quanti presenti, e guai a noi se pensassimo, ah, ma se ero io al posto d'Adamo, superavo la tentazione, non peccavo. Vediamo sempre, l'ho detto a lui domenica scorsa, che padre mio un giorno lo vanno a piangere come un ragazzino, gli chiesero che c'è da piangere oggi. Se il nostro Signore mi ha fatto vedere che se io mi fossi trovato al posto da Adamo, avrei fatto peggio. E basta che nella vita abbia fatto solo un peccato mortale, uno, e già stiamo a 120 miliardi. Quindi, e guardate che qualcuno dice che le parolacce o i cani, e secondo me non senza fondamento, sono un peccato mortale. Quindi se tu vita tua hai mandato qualche volta qualcuno a quel paese, dici ma io non ho fatto grossi peccati mortali, non ho ammazzato, non ho rubato, non ho bestemmiato, ma hai mandato qualcuno a quel paese? Hai mai saltato una volta la messa senza che ci fosse grave motivo? Non è che ci ho venuto anche. Ecco. Quindi, appena fatto questo, già stiamo a 120 miliardi di euro. Quindi non possiamo, capite? E la passione di Gesù, che dobbiamo sempre meditare, è la cifra della gravità dei nostri peccati, perché tanto ha sofferto Gesù quanto grande del male che usava dei peccati degli uomini che doveva riparare, capito? Io dico sempre alle persone che non riescono a perdonare, dico senti un po', ma che ti hanno fatto? Ma quello che dovete davanti al nostro Signore, il nostro Signore devi fare della passione, ma a te ti hanno mai sputato in faccia, sputato proprio in faccia? A Gesù l'hanno ricoperto di sputi, non si distinguevano più i lineamenti, ti hanno maltrattato, fatto qualcuno così? No. E ti trovi davanti al nostro Signore e dice, io ero Dio, ero innocente, per amore tuo mi sono preso una caterva di sputi, ma tu te puoi sentire una partaccia da parte di qualcuno, un'umiliazione, che te la arriva a dire, non sei più buono manca a salutarlo, a parlarci più, capite? Come facciamo a portarci davanti a Gesù? E quindi il fondamento del perdono, oltre che la vita di grazia, è la coscienza del nostro essere peccatori davanti a Gesù, deve essere stata noi la causa della passione di Gesù, sofferta per amore nostro per riparare i nostri peccati. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci doni questa profonda umiltà, la gioia, per sentirsi felici nel perdonare i nostri fratelli, e la pienezza di grazia, come anche la grazia soltanto lei ci può procurare, per poter raggiungere il massimo della santità sulla terra e della gloria in cielo. Siano lodati Gesù e Maria.